A Santa Margherita Ligure si è tenuto un importante appuntamento di confronto tra i migliori chirurghi italiani che si occupano di ricostruzione della mammella. Siamo andati a conoscere i partecipanti, a scoprire come è cambiato il lavoro del chirurgo plastico ricostruttivo, tra nuove tecnologie e un'attenzione sempre maggiore per la paziente. È la 16ª edizione, è un corso di chirurgia mammaria, quindi si va dalla chirurgia estetica alla chirurgia ricostruttiva. È un corso molto particolare, molto apprezzato, perché la parte più interessante è la discussione fra i docenti, cioè di ogni tema ognuno fa le proprie osservazioni, le proprie critiche, nessuno si offende per essere criticato, per cui dal punto di vista didattico diventa una cosa veramente interessante, importante e approfondita. E si cerca di essere molto più semplici, molto più agili negli interventi, in modo da dare tempi di recupero più brevi e di arrivare anche ad una soluzione condivisa con la paziente, non imposta come era nella vecchia chirurgia. La paziente si trova ad affrontare spesso dei traumi molto minori del passato e comunque delle persone serie, un grande gruppo in Italia di persone serie che spiegano nei dettagli tutto quanto può avvenire e quindi è sicuramente ben instradata e ben erudita su quello che sarà la sua possibile evoluzione. E devo dire che, come sempre, io ho questa riflessione finale da condividere con voi, che è quella che i buoni risultati dipendano quasi sempre dal cocktail tra un chirurgo serio corretto e una paziente intelligente. A livello tecnico la grande innovazione è la possibilità di trasferire tessuti senza troppe complicazioni chirurgiche, e mi riferisco a quello che noi chiamiamo lipofilling, che significa aspirare grasso in una sede corporea per portarlo dove c'è bisogno, in questo caso nella mammella. Quindi tempi sempre più rapidi e sempre meno invasivi gli interventi? Tempi più rapidi, meno invasivi, e molto spesso si può evitare l'utilizzazione di materiali esterni come le protesi, che hanno le loro complicanze, mentre i materiali autogeni, cioè il grasso proprio, è quasi esente da complicanze. Gli iscritti alla nostra società sono oltre un migliaio, è la società più antica e più rappresentativa, siamo stati recentemente accreditati al Ministero della Salute, siamo l'unica società di chirurgia plastica accreditata per questo, quindi quella deputata a stilare le linee guida o comunque a dare tutte le indicazioni opportune al Ministero, e in questo collaboreremo in modo stretto per cercare di offrire la migliore sicurezza anche ai pazienti. Come sta cambiando il lavoro del chirurgo plastico ricostruttivo in Italia? Sta cambiando in Italia perché la richiesta cresce e occorre essere sempre più adatti ad affrontare qualunque tipo di esigenza. Le tecniche chirurgiche sono cresciute, ma insieme a loro c'è un interesse ormai sviluppato da qualche decina di anni verso le nuove biotecnologie. Il cocktail di biotecnologie, le tecniche chirurgiche raffinate e comunque l'arte, che non deve mancare al chirurgo plastico, ci permettono di ottenere risultati che ci pongono in questo momento tra i primi posti al mondo.